budding new leaves, my neighbor's grandchild. Nel nome di un grande campione con tanta voglia di far emergere giovani promesse del ciclismo, ma anche nel ricordo di un amico da poco scomparso, la presentazione della squadra juniores del gruppo sportivo Brunero è andata in scena nella sala consigliare della città di Cerie, nel segno della sportività, della passione, dell'amore per uno sport duro, ma che sa regalare soddisfazioni. La società guidata dal giovane presidente Filippo Brunero conferma la volontà di mettersi in gioco con l'obiettivo di dare spazio ai giovani. Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, con in testa la prima cittadina Loredana De Vietti, nonché i vertici dell'FCI regionale, tra tutti il presidente Massimo Rosso, giovedì 4 aprile è andata in scena il vernissage ufficiale che dà là una nuova stagione. Nel corso dell'evento il presidente ha voluto dedicare un minuto di silenzio ad Angelo Peroglio, storico cuoco del GS Brunero, mancato lo scorso 26 marzo, all'età di 81 anni. Venendo alla nuova annata, il team che vede nel direttivo Pierfranco Guglielmetti, vicepresidente, Ettore Brunero, coordinatore società sponsor, e Giorgio Guglielmetti, coordinatore società team, ha dato mandato ai direttori sportivi Gianluca Cesare, Francesco Oliva, Fabio Faraone e Carlo Molinarmin di fare in modo che i propri tesserati portino in alto il buon nome del club. A comporre la formazione ciliacese sono in totale 12 giovani promettenti, tra i quali ci sono 4 canavesani. I ragazzi che giocano in casa sono il cafassese Jacopo Bianco, atleta al secondo anno giunto del Madonna di Campagna, il san francescese Daniel Loiacono, anche lui ex Madonna ma esordio in categoria, le polediese di Lessolo Pietro Megetto, primo anno arrivato dal Madonna, e il quassolese Federico Re Fiorentin, confermatissimo e la seconda stagione con i colori del Brunero. Gli altri atleti che vestono la casacca del club sono i confermati Simone Gallo e Mattia Cravotta, secondo anno, nonché le new entry Diego Costamagna, ex pedarossolano, Pietro Ribezzo, già dell'Ardens Savigliano, Davide Dasero, Alessandro Gariglio, Alberto Roda e Simone Stecca. Pure loro hanno gareggiato nel 2023 per il Madonna di Campagna. L'inizio è stato già positivo, grazie in particolare alla vittoria nel Principato di Monaco a firma di Loiacono, ma adesso bisogna impegnarsi ancora di più perché le gare sono tante e la voglia di emergere non è da meno.